Buongiorno, sono Giordano Berti. Mi trovo a Gorzegno, un piccolo paese in Alta Langa, dove ho allestito una mostra dedicata alle streghe nel Macbeth di Shakespeare. All'interno della mostra ho allestito questo, chiamiamolo, cameo. Si tratta di una serie di strumenti per la divinazione, usati in varie epoche e luoghi. In molti casi sono usati anche al giorno d'oggi. Ho scelto questo spazio scenografico per raccontare il mio corso sulla divinazione al quale vi invito a partecipare. Ho diviso le lezioni in grandi filoni ispirati ai quattro elementi e al corpo umano. Poi ci sono tecniche basate su antichi alfabeti come le rune germaniche, l'alfabeto ebraico e quindi la grammatomanzia in generale. E molto interessante l'uso di figure allegoriche come i tarocchi e le carte Lenormand. Ecco, sono numerosissime le tecniche divinatorie. E si può dire che il mondo intero, anzi l'intero universo, sia una struttura dinamica che contiene le tracce del passato, i segni tramite i quali si manifesta il futuro, con una serie di variabili dipendenti anche, ma non solo, ovviamente da azioni individuali. Ecco, tutte le tracce del passato, del presente e del futuro sono in un certo senso figure simboliche, assimilabili a un vero e proprio linguaggio. È naturalmente un linguaggio criptico che il divinatore deve sapere interpretare, facendo leva naturalmente su dei meccanismi logici legati a ciascuna tecnica. Oppure anche per mezzo di un certo intuito, una sorta di ispirazione maturata con l'esperienza o anche in virtù di quella che viene definita una dote naturale. Ecco, durante le mie lezioni spiegherò le origini delle diverse tecniche divinatorie e anche i loro miti fondativi. E la struttura logica dei diversi linguaggi. Mostrerò anche come alcune tecniche si siano evolute nel corso del tempo e abbiano acquistato una certa forma di razionalità, mentre altre invece hanno conservato quell'aspetto, chiamiamolo così, irrazionale che le caratterizzava fin dalle origini. E anzi, si sono fortemente strutturate intorno a una visione magica della realtà, per esempio attribuendo i responsi a entità spirituali con le quali il divinatore si ritiene in grado di comunicare nel corso di specifici rituali. Ecco, il valore di queste lezioni, in sintesi, sta nella possibilità di conoscere i più diversi linguaggi divinatori. Il che significa comprendere la visione simbolica, la concezione simbolica della realtà che riscontriamo nelle tecniche divinatorie è qualcosa di assolutamente connaturato con l'essere umano. Di tutto questo parlerò nelle mie lezioni e alle quali, come ho detto, vi invito a partecipare mettendovi in contatto con l'Accademia Noetica di Torino. Grazie per avermi ascoltato.